Mister De Candia, 3 vittorie su 3 in campionato, 270 minuti senza prendere gol, un ottimo avvio di stagione certificato dal blitz di Canosa. Cominciamo dal piglio aggressivo con cui la tua squadra è scesa in campo e ha subito legittimato il vantaggio. Sì, fa piacere che lo sottolini, perché la cosa positiva di oggi, oltre all'approccio alla gara, poi siamo stati bravi anche dopo il gol a continuare. La cosa negativa è che dopo il gol abbiamo continuato per altri 5-10 minuti e poi dopo invece abbiamo abbassato un pochettino il ritmo, e questo ha dato la possibilità alla squadra avversaria di prendere coraggio e di impensierirci, cosa che non dovevamo assolutamente fare, perché abbiamo detto in premessa e l'abbiamo verificato oggi che è una squadra forte, quindi non andava assolutamente dato la minima possibilità di poterci fare male. Invece noi siamo stati un po' ingenui, abbiamo abbassato un po' il ritmo e loro sono venuti fuori, hanno fatto una buona seconda parte del primo tempo, noi una bruttissima prima parte, la seconda parte del primo tempo, bene invece di nuovo l'approccio nel secondo tempo e bene tutto il secondo tempo, quindi sono contento, bene anche la fase difensiva, perché abbiamo difeso da squadra in 11, coprendo gli spazi nella nostra metà campo e cercando poi di ripartire nel miglior modo possibile, peccato che qualche ripartenza la potevamo sfruttare meglio. Gran gol quello di Lavopa, propiziato da una bella giocata di Lopez, e poi nella ripresa il suggello alla vittoria del giovane Leone, entrato in campo da pochissimi minuti. Sì, Donatello ha un approccio, quando subentra, l'abbiamo vista in casa dell'Unione Bicelli, anche oggi è uno veramente mentalizzato, lui è entrato, sapeva benissimo il compito suo, è andato in pressing sul suo diretto avversario, è stato bravo, ma è da sottolineare soprattutto la freddezza che ha avuto nel mettere la rete con la palla, e per un giovane del 2005 veramente da sottolineare. Bella giocata sul primo gol, ecco perché poi c'era la rabbia, che potevamo continuare ad esprimerci a quei livelli, invece poi siamo stati un po' superficiali, cosa che non va bene, perché a volte può andare bene, a volte la puoi pagare, quindi sono quei segnali che è giusto sottolinearmi, perché poi bisogna lavorarci, bisogna tenere ben presente. Tante frecce all'arco del Barletta, questo è innegabile, però oggi erano assenti giocatori del calibro di Strambelli, Bottalico, lo stesso Giambuzzi, insomma la squadra non ne ha affatto risentito. No, l'assenza di Nicola sicuramente si avverte, come l'assenza anche di Bottalico e di Giambuzzi, perché sono elementi importanti. Nicola ovviamente ci dà, non lo scopro io, ci dà tanta imprevedibilità. Oggi purtroppo per uno stato febbrile nella notte ha avuto un attacco di febbre, quindi non è potuto essere con noi, quindi abbiamo fatto bene, poi ad utilizzare altre armi che abbiamo, ce le abbiamo, quindi le sfruttiamo, vuol dire che dobbiamo, quando manca Nicola, visto che oggi mancava Nicola, dobbiamo mettere altre qualità in campo, qualità che sono nelle corde del Barletta Calcio, quindi cerchiamo di sfruttarlo. Adesso con calma recuperiamo sicuramente domenica Bottalico, recupereremo sicuramente Strambelli, Giambuzzi lo stiamo preservando, perché è giusto che faccia un percorso idoneo per poi entrare e non uscire più. Quindi poi aspettiamo anche qualche ragazzino che deve avere la possibilità di mettere piede in campo, per dimostrare anche egli che è bravo ed è utile alla causa. Domenica prossima si torna al Puttigli, avversario il Manduria, insomma squadra tutt'altro che da sottovalutare. No, non possiamo sottovalutare nessuno, non abbiamo, non ci pensiamo neanche. Nel momento in cui dovessimo pensare questo, non vuol dire che abbiamo sbagliato tantissime cose. Invece la nostra deve essere una squadra ad immagine e somiglianza mia, perché questo è un gruppo che abbiamo creato insieme con la società, con i direttori, e deve essere ben chiaro che si potrà pensare di aver fatto qualcosa di buono quando si tirerà una linea finale. Questa è la linea finale, sicuramente non la si tira né a settembre, né a ottobre, né a novembre, non la si tira a maggio, ad aprile, adesso non so quando finisce il campionato, quindi solo allora possiamo far sintesi di quel lavoro fatto e vedere che cosa abbiamo, se siamo stati bravi o meno.